Sicut erat in principio et nunc et semper, et in
saecula saeculorum. Thank you.
et adorabunt in conspectu tuum, quodiam judicia tua manifestata sunt. Oremus. Deus qui in Christo Pasca nostra, in exitu populi tui de terra servitutis, signata fedus novum consecrasti, mirabilia tua in mundo renunciare, atque salutis consilium ad finem per tutum, officium nobis subeuntibus, nostro operare concede, per Christum Dominum nostrum. Aspectus eius, sicut
O Venus, Domine Deus, fecisti nostra enime sacerdotes, ad laudem canenda omnes creature, et gratia solgendas de nostra redenzione, intellectum da nobis scripture, ut comprehendere possibus mysterium Christi, qui mortus est et resurrexit, initium et finis historiae puncte, qui vivit et regnat in saecula saeculorum.
nunc odiam sac destru es, otidie morim testimonium tibi, vidi me cladem, sed victoria maveria nobis concede, per Christum Dominum nostrum. Apostolo ai Corinzi. Vi rendo noto, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui ve l'ho annunziato. Altrimenti avreste creduto in vano. Vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre, apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti, apparve anche a me come a un aborto. Io, infatti, sono l'infimo degli apostoli e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io, però, ma la grazia di Dio che è con me. Pertanto, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Decimo quarta catechesi battesimale di Gerusalemme. Rallegrati Gerusalemme ed esultate in lei tutti voi che amate Gesù. Rallegratevi con Gerusalemme ed esultate in essa quanti la amate, voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Colui contro il quale usarono violenza è risorto. E come il racconto della croce fu piuttosto doloroso, così l'annuncio della risurrezione rallegra i presenti.
il lutto si volga in gioia e il pianto in letizia. Si riempia di letizia e di gioia la nostra bocca a motivo di colui che dopo la risurrezione disse: salute a voi. Conosco la tristezza provata dagli amici di Cristo nei giorni scorsi, poiché il nostro discorso era terminato con la morte e la sepoltura senza presentare la risurrezione. L'animo era rimasto sospeso, non udendo quello che desiderava. Risuscitò dunque dai morti, egli che era tra i morti, è libero ed è liberatore dei morti. Colui che per disprezzo e per supplizio fu coronato di spine è risorto e si è cinto del diadema di vittoria sulla morte. E da dove risuscitò il Signore? Nel Cantico dei Cantici dice: alzati, amica mia, mia bella. Più avanti poi, nei nascondigli dei dirupi, chiama nascondiglio dei dirupi. Quella caverna che allora si trovava dirimpetto alla porta del sepolcro del Salvatore e che era stata scavata nella medesima pietra come qui si suol fare davanti alle tombe. Ora non è più visibile, perché recentemente è stata tagliata via la parte anteriore della caverna in vista della ornamentazione attuale. E dove è quella rupe che ha la cavità? È in mezzo alla città, o vicino alle mura, oppure alle periferie. Si trova dentro le mura antiche e agli antemurali che furono costruiti in seguito. Nei Cantici egli dice: né nascondergli dei dirupi presso l'antemurale. Redemptione plebis suae.
Thank you.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Sero autem post sabbatum, cum illucescheret in primam sabbati, venit Maria Magdalene et altera Maria videre hoc sepulcrum, et ecce terremotus factus es magnus, angelus enim Domini descendit de cielo, et accedens revolvit lapidem, et sedebat super eum. Erat autem aspectus eius sicut fulgur, et vestimentum eius candidum sicut nix. Pretimore autem eius exterriti sunt custodes, et facti sunt velut mortui. Respondes autem angelus dixit mulieribus, nolite timere vos, scio enim quod Iesum qui crucifixus est queritis. Non est hic, surrexit enim sicut dixit. Venite, videte locum ube positus erat, et cito euntes dicite discipulis eius, surrexit a mortuis, et ecce precedit vos in Galileam, ibi eum videbitis. Ecce dixi vobis. Et exeuntes sito de monumento, cum timore et magno gaudio cucurrerunt nunciare discipulis eius. Et ecce Iesus occurrit illis, dicens avete. Ille autem accesserunt et tenuerunt pedes eius, et adora verunt eum. Tunc ait illis Iesus, nolite timere, ite nunciate fratribus meis, ut eant in Galileam, et ibi me videbunt. Quecum abissent, ecce quidam de custodia venerunt in civitatem, et nuntia verunt principibus sacerdotum omnia, quae facta fuerant, et congregati cum senioribus, consilio accepto, pecuniam copiosam dederunt militibus dicentes, dicite, discipuli eius nocte venerunt et furati sunt eum, nobis dormientibus. Et si hoc auditum fuerit a preside, nos suadebimus ei, et securus vos faciemus. At illi, accepta pecunia, fecerunt sicut eran docti, et divulgatam est, et divulgatum est verbum istud apud Iudeus usque in odiernum diem. Undicem autem discipuli abierunt in Galileam, in montem ubi constituerat illis Iesus, et videntes eum adoraverunt, quidam autem dubitaverunt, et accedens Iesus locutus est eis dicens, data es mi omnis potestas in cielo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia quecunque mandavi vobis, et ecce ego vobiscus sum omnibus diebus, usque ad consumationem seculi. Verbum Domini. Amen.
Christum Salvatorem, qui per mortem et resurrectionem suam concedemit acclamemus. Dominum Iesum, lucem fulgidam in tenebris splendens, vite principem et mortalium sanctificatorem acclamemus. Alleluia, alleluia. Dominum qui ambulast in via passionis et crucis, et in hoc sanctissimo loco resurrexisti, acclamemus. Alleluia, alleluia. Dominum Iesum, fontem amoris et unitatis, pacis et caritatis, acclamemus. Alleluia, alleluia. Dominum Iesum, lucem gentium, omnis terre glorie Tue repleatur, acclamemus. Dominum Iesum, qui Mariae matris suae apparuit in resurrectionis splendore, acclamemus. Alleluia, alleluia. Dominum Iesum, gaudium sanctorum omnium, acclamemus. Deus, qui anca sacratissimam noctem et unc locum gloriae dominice resurrectionis illustras, excita in ecclesia tua ad optioni spiritum, ut corpore et mente renovati, puram tibi exhibeamus servitutem per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, odierna interveniente solemnitate pascali, et ab omni miseratus defendat incursione peccati. Amen. Et qui, ad eternam vita, in unigeniti sui resurrezione vos reparat, vos premiis immortalitatis adimpleat. Amen. Et qui expletis passionis dominice diebus, pascalis festi gaudia celebratis, adea festa quae letitiis per aguntur eternis, ipso opitulante exultantibus animis veniatis. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia, alleluia. A gesture of solidarity to support the holy places and the needs of the brothers in the land of Jesus. We work together with the mission of the custody of the Holy Land. Our accounts can be found in the QR code.